Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Trasmissione particolare questa sera perché parleremo di qualcosa che è a cavallo tra lo sport, lo spettacolo, l'evento, l'avvenimento, il gossip. Insomma, racchiude tutto questo, viene definita la corsa più bella del mondo, forse lo è la Mille Miglia. E con noi c'è a parlarne l'avvocato Angelo Raffaele Pelillo, che è anche presidente della Scuderia Urania. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Senta, Pelillo, la corsa più bella del mondo è proprio così? Beh sì, lo è stata sicuramente, è ancora oggi un nome, è un marchio, non a caso è diventato un marchio la Mille Miglia, è la storia dell'automobilismo italiano, la storia dell'automobilismo mondiale. Sulle strade della Mille Miglia hanno corso e si sono sfidati i più grandi di tutti i tempi, le grandi case ufficiali fin dall'inizio hanno prodotto sforzi immani per poter partecipare alla Mille Miglia e per poter vincere la Mille Miglia. Oggi chiaramente è una storia di rievocazione, ma è una rievocazione sulla quale non a caso, se vogliamo misurarla in soldoni, in numeri, ci sono grandi sfide, perché comunque è presente la Ferrari in forma, come dire, con le autovetture moderne sicuramente, perché apre il corteo storico, è presente Mercedes in forma ufficiale, è presente Jaguar in forma ufficiale, le grandi case che hanno fatto la storia dell'evento continuano a partecipare all'evento. E noi ne parliamo perché anche quest'anno, venerdì prossimo, per il secondo anno consecutivo, passerà per l'Abruzzo facendo tappa a Teramo. 2 anni di fila la Mille Miglia. Io ricordo di averla vista una volta, qualche tempo fa, passare per Urbino, ed è un avvenimento. Non faceva tappa, passava. Ecco, invece a Teramo fa tappa. Come mai 2 anni di fila a Teramo? Ma gli organizzatori bresciani sono rimasti particolarmente soddisfatti dell'accoglienza che hanno trovato l'anno scorso. E devo dire che in effetti anche molti degli equipaggi, anche piuttosto importanti, di quelli che arrivano da lontano, sono rimasti colpiti dal fatto di vedere questo centro urbano attraversato peraltro per pochi minuti, perché comunque quello dell'anno scorso è stato un passaggio veramente piuttosto rapido, pieno di gente ai lati delle strade, accolti da un servizio di motociclisti che li hanno accompagnati in centro, e tutta una serie di piccole cose che chi partecipa alla Mille Miglia sa apprezzare. Lo sforzo messo in campo, seppur in pochissimi giorni, perché quella del 2014 è stata un'occasione veramente colta nel giro di poche settimane, forse 3 settimane scarse di lavoro abbiamo avuto a disposizione, e il fatto di poter mettere in campo tanti ufficiali di gara federali a presidio delle strade, i vigili urbani, le forze dell'ordine, l'associazione dei carabinieri in pensione, insomma ha funzionato tutto piuttosto bene, e questa cosa ha pagato. Ovviamente il 2015, ma questo l'avevamo già... Quest'anno avete avuto un po' più di tempo Abbiamo avuto più tempo, ma forse difficoltà maggiori, perché in realtà per tutta una serie di motivi, non ultimo, sembrerà assurdo, la presenza dell'Expo e quindi la necessità per la carovana della Mille Miglia, poi magari ne parleremo in dettaglio, che è veramente impegnativa, è qualcosa sì, di... E poi vedremo com'è composta e... Per loro la necessità di arrivare a Milano, arrivarci velocemente, e quindi tagliare tutti i percorsi, più, insomma, cercare di creare una situazione la più snella possibile. Teramo è il punto più a sud della carovana, perché altrimenti sarebbe stato molto più comodo da Ascoli Piceno a tagliare verso l'Appennino, quindi arrivare a Roma in anticipo passando attraverso la Salaria. Devo dire che è stato veramente un bel gesto importante, quindi un bel tributo, un bel riconoscimento da parte di tutti. Queste sono le immagini l'anno scorso. Esatto, e quindi per loro, per l'organizzazione, insomma, è stato un bel riconoscimento. Questo chiaramente da parte dico nostra, mia e degli amici che dall'inizio hanno condiviso con me questa avventura, Tazio Taraschi in primis, l'amico Patrizio Tulli, poi le istituzioni, ne parleremo magari tra un attimo, che ci hanno seguito. Era necessario fare uno sforzo in più. Lo sforzo in più è la voglia di creare un profilo più istituzionale possibile, perché per noi Mille Miglia è prima di tutto storia, è prima di tutto un messaggio culturale, è qualcosa di aggregante che va al di là dei profili glamour, o meglio, si accompagna e supera anche tutti quei profili glamour che ovviamente ci sono, perché non potrebbe essere diversamente, però per quello che ci riguarda il messaggio voleva essere insomma, più completo e più complesso.
E per questa ragione si è promosso con la Scuderia Urania, col piacere e l'onore di presiedere, un'attività per mettere insieme intorno a un tavolo tutte le istituzioni possibili. E devo dire che il risultato è stato splendido e si è realizzato anche con relativa facilità, perché alla fine con l'ospitalità, ecco, dico Casa Comune, la provincia di Teramo e il comune di Teramo capofila, il consorzio BIM e tutti i comuni della provincia di Teramo attraversati, quindi da Civitella del Tronto fino a Fano Adriano, Montorio, Teramo ovviamente, Pietracamela e gli altri, si sono tutti ritrovati intorno a un tavolo al quale poi ha voluto essere presente anche l'Università degli Studi di Teramo, perché qui per noi si chiude in qualche modo il messaggio che è quello che volevamo dare alla cittadinanza, non solo, ma insomma a tutti gli amici che dovessero ritenere e onorarci della presenza a Teramo, di condividere esperienze, di condividere dibattiti, mostre fotografiche, cioè tutto quello che si muove intorno alla storia dell'automobile, per ricordare quella che è stata la Mille Miglia, un evento unico nella storia italiana che portava le scolaresche ai bordi delle strade, portava le signore anziane sedute per ore a guardare il passaggio dei piloti, portava le radio a trasmettere notizie in tempo reale nei diversi punti d'Italia attraversati. Insomma, volevamo in qualche modo, ecco, ripercorrere quel messaggio, ridare quel messaggio e cercare di creare un momento che forse dalle nostre parti di fatto si è sfiorato poco. Nasce come una corsa, 1500 chilometri all'incirca, perché 1000 miglia, facendo un calcolo, certo, sono 1500 chilometri, partenza da Brescia, è sempre stato così, certamente, e arrivo lo stesso a Brescia, no, Brescia-Roma-Brescia, questo è sempre stato, arrivo a Brescia. Partecipazioni storiche, mi sembra, vado a memoria, io non sono un esperto, ma che una volta o qualche volta l'abbia vinta anche Tazio Nuvolari, sì, quindi assolutamente sì, uno dei più grandi piloti italiani di tutti i tempi. Forse il più grande di tutti, forse il più grande di tutti, no? Non so se ci ha partecipato anche qua Manuel Fangio, ma mi sembra di sì. Credo che anche Fangio abbia partecipato. Beh, oggi un po' ha cambiato la sua veste, no? Perché oggi la Mille Miglia, come ha detto lei, è un marchio, sì, ed è anche un po' a cavallo tra il gossip, la partecipazione, sì, lo spettacolo, la partecipazione di questi, una volta si diceva, ricchi annoiati che non hanno altro a che fare che correre con auto d'epoca. Devo dire, da appassionato piuttosto coinvolto, chiaramente è una definizione che non ho mai potuto condividere. Anzi, però molti sono così, attori. No, è vero, ma va ringraziato anche questo aspetto, perché comunque è aggregante. Faccio un esempio: se una casa ufficiale come la Jaguar ancora oggi nell'elenco iscritti presenta una serie di misteri, di cose non svelate, e poi fa scendere in campo il meglio della propria produzione, vetture di altissimo livello restaurate al massimo delle condizioni possibili e dal valore intrinseco enorme. Se poi questa vettura viene pilotata dall'ex pilota di Formula 1 piuttosto che dall'attore, perché ci sono anche piloti veri, assolutamente sì, il più delle volte, per esempio le case ufficiali, al di là adesso di qualche equipaggio più d'immagine, ma fondamentalmente affidano i propri gioielli a persone, insomma, che sanno che cosa stanno facendo. Anche il grande collezionista, che di necessità ovviamente è quasi sempre persona dalle grandi disponibilità economiche, comunque ha offerto. Perché quelle macchine che abbiamo visto sfilare lì costano alcune, un occhio della testa. Per alcune siamo nell'ordine di milioni di euro. Siamo nell'ordine di milioni di euro. E sono vetture che è difficile vedere anche nei musei. Quindi per questo dico il collezionista super benestante. Ecco, guardate. Questa è quella che si intravede, la prima, è una Bentley compressore che ha un valore di diverse centinaia di mila euro, come la Bugatti che è appena passata. Questa Mercedes oggi potrebbe essere scambiata sul mercato ad 1,5 milioni di euro, 2 milioni di euro. Quindi parliamo di pezzi praticamente unici, e dobbiamo ringraziare poi questi collezionisti. Le mantengono perfettamente funzionanti. Esatto. I pezzi di ricambio penso costino un occhio veramente. Vanno realizzati appositamente. Ci sono ormai aziende che sono delle piccolissime factory meravigliose, dove si realizzano pezzi di fatto su ordinazione, sugli stampi originali, sulle misure originali, con le caratteristiche costruttive originali. Ovviamente tutto questo si realizza grazie al fatto che c'è un collezionista di grandi disponibilità che se lo
può permettere, altrimenti quel patrimonio non ce l'avremo a disposizione. Lei ha più volte nominato, e l'ho fatto anch'io, la scuderia Urania, che è la promotrice del fatto che la Mille Miglia passi per le vie del centro di Teramo e faccia tappa a Teramo. Vogliamo ricordare che cos'è la scuderia Urania? Perché anche qui c'è un pezzo di storia dell'automobilismo, sì, non locale ma nazionale. Assolutamente sì, perché si lega a doppio filo al nome di Berardo Taraschi, quindi l'attività di Berardo Taraschi, il quale è comunque, rimane nella storia non solo italiana dell'automobilismo sportivo, ma davvero nella storia mondiale, come un piccolo costruttore che in una storia, in un lasso di tempo relativamente breve, ha realizzato delle cose meravigliose. Gioielli Tecnologia, che tra l'altro hanno partecipato alla Mille Miglia, schierando per esempio un pilota famosissimo, importantissimo, Maria Teresa De Filippis, che è stata forse la prima donna che veramente ha segnato la presenza al femminile nella storia dell'automobilismo italiano e internazionale. E la scuderia Urania, il nome Urania è quello sotto la cui insegna Berardo Taraschi ha fatto correre buona parte delle sue vetture. Quindi grazie a Tazio Taraschi, che ha voluto riportare in vita, far rivivere nel miglior modo possibile questo nome, si è ricreata la scuderia Urania, ho il piacere e l'onore di presiederla, e ci sembrava il modo più corretto e più coerente rispetto a quello che dicevo prima per presentare la Mille Miglia, ma soprattutto tutto per creare questa aggregazione istituzionale e mettere tutti intorno a un tavolo per poterci provare anche nel 2015. Io ricordo quando ero piccolo, quando ero giovane e anche piccolo, che dove aveva sede la concessionaria Taraschi c'erano in vetrina tre auto d'epoca di quel tipo che abbiamo visto, che erano auto costruite da Berardo Taraschi. Ecco, quelle partecipano alla Mille Miglia oppure si trovano ancora? Allora, sono assolutamente rare, sono assolutamente, come dire, conservate con grande gelosia. Quest'anno avremo una o due vetture che sono state realizzate da Taraschi iscritte in gara. Quindi avremo la possibilità di vedere una sicuramente sotto l'insegna Jaur, quindi era Giannini Urania, e torniamo alla storia di Berardo Taraschi. E l'avremo iscritta sicuramente, credo ce ne sia anche un'altra, però su questo al momento non posso essere certo. Questa passione per l'automobilismo che prende poi tutti, perché abbiamo visto l'anno scorso un mare di gente a seguire questa Mille Miglia, e sarà la stessa cosa anche quest'anno. Ecco, questo è, a proposito di gossip, no? Jeremy Irons, non lo so pronunciare, Jeremy Irons, che è uno degli attori più famosi. Quest'anno ci saranno anche personaggi top secret su chi parteciperà alla Mille Miglia. Un nome è venuto fuori, però questa mattina un nome è venuto fuori ed è un nome a me carissimo, perché si tratta, secondo qualche indiscrezione, dovrebbe partecipare alla Mille Miglia l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, che non mi sembra un appassionato di auto, però evidentemente partecipa a questa manifestazione. Adesso, se sarà, lo sapremo ormai a brevissimo. L'anno scorso c'era anche un ex pilota di Formula 1, che era Coulthard, no? C'era per esempio il nipote di Ayrton Senna. Ah, il nipote di Ayrton Senna. Su una Jaguar ufficiale, quindi non è da escludere che quest'anno. Coulthard ha partecipato diverse volte insieme a Mika Häkkinen, ma non sono gli unici. In realtà basta scorrere gli annali anche recenti e ci sono sempre state presenze di questo tipo. Perché? Perché sì, c'è sicuramente il fenomeno più glamour, come dicevo prima, c'è questa, è una vetrina sicuramente, però pensando a Zanetti forse è più facile perché è particolarmente sensibile a certe cose, c'è un messaggio dietro questa carovana, che è una macchina organizzativa complessissima, è molto più difficile a viverla di quanto non sembri. Jeremy Irons, che abbiamo visto prima nelle immagini, insomma, io ho avuto la fortuna lo scorso anno di fare tutto il percorso con l'organizzazione. Io l'ho visto arrivare a luna di notte. Lei è a partito Roma, da Brescia ed è tornato a Brescia. E sono tornato a Brescia. Insomma, dopo la tappa, dopo il passaggio teramano. Non sull'auto scoperta. No. Ero su auto moderna e mi sono stancato lo stesso. Jeremy Irons si è fatto anche il passo delle capannelle sotto al nevischio e guidava lui.
è arrivato a Roma all'una di notte, era stravolto, non ne aveva più e ha fatto fatica a scendere dalla macchina come tutti gli altri. Ma anche chi aveva la fortuna di coprirsi con le cappotte più o meno di fortuna non l'ha fatto, è rimasto con testa scoperta sotto la neve a prendersi l'acqua. Perché lo spirito è quello. Perché lo spirito è quello ed è sempre stato quello. Quindi chi ha la cappotta non la usa. Negli anni passati, attraversando il Terminillo, hanno trovato spesso e volentieri la neve gli equipaggi, eppure se la sono presa e sono arrivati a Roma felici e contenti. E come fanno con le gomme? Resistono, come si faceva una volta. Come si mettevano le catene? Come si faceva una volta, si va avanti finché si può. Lo hanno fatto, la pioggia è compagna. Ci sono molti equipaggi, soprattutto inglesi, che arrivano su strada dall'Inghilterra, quindi per loro la mille miglia inizia almeno una settimana prima. Significa che con vetture anche degli anni 20, degli anni 30, affrontano altri 1800 km da andare e altrettanti per tornare a casa, in qualunque condizione climatica, pur di essere a Brescia qualche giorno prima della gara, fare la punzonatura in piazza come tradizione vuole, e poi partecipare alla messa del pilota e poi partire felice e contento. Sulla punzonatura mi viene in mente una scena di Fantozzi, dice si punzonatura, non so se la ricorda. Della gara di bicicletta. E la gara di biciclette, però quella era. Senta, che edizione è questa della Mille Miglia? Siamo al numero. Adesso la domanda è difficile. Si corre dal. Dunque, allora la Mille Miglia. Quantomeno dagli anni 40. Allora, no, la Mille Miglia è iniziata prima. La Mille Miglia inizia, se non ricordo male, nel 27. Si ferma nel 57, ha avuto un paio di intermezzi nel frattempo per la guerra e per altri eventi. Quindi nel 27, in pieno periodo fascista, evidentemente era una di quelle, è nata con lo spirito di una di quelle manifestazioni che... Ma assolutamente, anzi, ci sono un paio di aneddoti interessanti, perché per esempio Mille Miglia è storia ovviamente anche di grandi lutti, anche di grandi dolori. Termina la parte agonistica nel 57 per un incidente gravissimo che capita vicino Mantova, ma andando un po' a rileggere la storia della Mille Miglia, ce n'era stato uno ancora più grave qualche anno prima, siamo mi pare nel 28, alle porte di Firenze, del quale si sa molto poco, alle porte di Bologna, pardon, del quale però si ricorda molto poco, perché comunque la Mille Miglia era la storia dell'Italia industriale, era orgoglio italico. E siamo nel ventennio. L'orgoglio dell'Italia fascista esattamente, in quel periodo. Esattamente. E quindi la Mille Miglia è stato anche uno strumento di propaganda piuttosto forte e piuttosto importante. Ecco qui il percorso, grazie a Maurizio Daguì in regia. Come vedete, partenza da Brescia, poi si scende giù, si passa per la Repubblica di San Marino, poi Senigallia, Loreto, Recanati, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, si taglia per Antrodoco, Rieti. Si va a Roma e poi si risale sul lato della costa tirrenica. E praticamente l'Italia è attraversata tutta, sì. Si arriva fino a Milano, passando non però per Firenze e Bologna, sì, per Firenze e Bologna, quindi poi si risale per Parma, Piacenza, poi Milano, Bergamo e infine Brescia. E questa è l'ultima parte, che è il quarto giorno, che tradizionalmente non c'è nella storia. Si fanno tratti autostradali? No. No. Sono al limite piccoli pezzi di superstrada, strada scorrimento veloce, ma cercano di limitarli gli organizzatori. Come può essere l'8-0 a Teramo, sì, o che, la Teramo Mare? Che loro affronteranno solo con il tempo necessario per arrivare a Montorio al Vomano più velocemente possibile, perché quest'anno l'attraversamento cittadino sarà più lungo. Quindi in qualche maniera, per bilanciare un po' l'esigenza dell'organizzatore di arrivare a Roma in un tempo accettabile, perché comunque Roma è fine tappa, c'è una vernice di pubblico importante, c'è un'accoglienza particolare. Quante tappe sono? Di fatto quest'anno si svilupperà in 4 giorni. Normalmente sempre la parte rievocativa, intendo dire, è sempre stata fatta in 3, però causa Expo, ci sono anche i 100 anni della prima guerra mondiale, infatti sì. Mille Miglia dedicherà nei giorni precedenti, e infatti 24 maggio 2015 dedicherà degli eventi proprio alla prima guerra mondiale. Il corteo sarà aperto, non so se fino a Teramo, è molto probabile, da vetture messe a disposizione delle forze armate, vetture storiche. Ci sarà una parentesi all'aeroporto militare di Ghedi con tutti gli aerei storici delle forze armate alleate presenti sulla pista, schierate, che faranno anche uno spettacolo, un omaggio alla Mille Miglia. Quindi ci sono tantissime connessioni sulle tappe e poi
come si svilupperà il corteo, eccetera, lo vedremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Stiamo parlando della corsa più bella del mondo, la Mille Miglia. Allora, le tappe. Partenza da Brescia, prima tappa? Rimini. A Rimini. Quest'anno novità, entrata assoluta, new entry assoluta, tagliato fuori tutto il nord-est, Padova, Abano, che negli ultimi anni sono stati sede di prima tappa. Si va, il corteo va, direttamente, va direttamente a Rimini. Seconda tappa seconda, da Rimini a Roma. Da Rimini a Roma, quindi grazie al cielo passando per Teramo. poi, terza tappa da Roma a Parma, mi sembra. Da Roma a Parma, poi arrivo tradizionale a Brescia e il coinvolgimento di Piacenza, perché c'è la sede dell'Expo nella parte monumentale, con il coinvolgimento anche dell'autodromo di Monza. La carovana è composta da quante persone? La carovana è più o meno animata da quasi 5.000 persone. E dove trovate a dormire? Dove trovano a dormire? Infatti questo soprattutto per loro, visto che c'è l'Expo poi a Milano. C'è l'Expo, però hanno avuto la fortuna, quest'anno, l'intuizione felice per esempio di utilizzare Rimini, e Rimini chiaramente ha una recettività di un certo tipo. Roma, a maggio sì. Roma ce l'ha, anche se è complicato anche per loro, perché i numeri sono talmente importanti, devono cercare anche di garantire uno standard alberghiero ovviamente adeguato. Anche e soprattutto degli standard di sicurezza, perché comunque poi queste vetture dormono come i propri proprietari. Jeremy Irons va alla pensione rosa, insomma. Ma neanche la vettura di Jeremy Irons può dormire in mezzo alla strada. No, quindi può parcheggiare sotto l'hotel. Esattamente, insomma, quindi il problema diventa particolarmente complesso. Mi raccontavano, a proposito di aneddoti, di un equipaggio giapponese qualche anno fa, che è arrivato molto tardi a Roma. Si è completamente perso e hanno parcheggiato in un parcheggio a pagamento, come tanti silos che sono a Roma, salvo la mattina dopo non ricordarsi assolutamente dove hanno lasciato la propria macchina, il che ha impegnato diverse pattuglie della polizia, diversi componenti dell'organizzazione alla ricerca di una Ferrari dal valore stimato una decina di milioni di euro. Poca roba, insomma. Poca roba. Lasciate in un parcheggio a pagamento. Sì, lasciate in un parcheggio a pagamento. I giapponesi sono fatti così. Quindi quattro tappe, sì, abbiamo visto, e la corsa si divide poi in due categorie, possiamo dire così, le auto d'epoca e quelle. Allora, la Mille Miglia è quella storica, è quella delle auto d'epoca. La Mille Miglia che nell'immaginario popolare è quella che si corre su strade brecciate con le auto, certo, d'epoca, con gli occhiali messi tutti impolverati, con il pilota che praticamente ha la bocca coperta per non respirare la polvere, ecco, questa è la Mille Miglia. Che poi non è tanto lontano da quello che accade adesso, almeno nella parte esteriore, chiaramente, non della prestazione pubblica, perché comunque alcune di queste vetture, oltre ad essere impegnative da guidare, lasciano veramente il fumo nero in faccia, ti fanno arrivare al traguardo piuttosto provato anche come erano le Formula 1 una volta. Assolutamente sì. Prima però della Mille Miglia, e questo normalmente, ecco, siamo in un intervallo di tempo di un'ora e mezza, due ore prima dell'arrivo delle auto storiche, c'è una parte dedicata alle supercar Ferrari e Mercedes. E comunque, insomma, schierano il meglio della loro produzione, sono collezionisti anche qui che spesso hanno anche altre vetture impegnate nella parte storica, quindi beati loro, si possono permettere di giocare più ruoli, e comunque c'è il meglio della produzione Ferrari, c'è il meglio della produzione Mercedes. Addirittura ricordo che l'anno scorso, mi sembra, c'era una Mercedes scoperta, che era la Mercedes di Hitler. Era non la stessa, ma comunque della stessa famiglia, stessa generazione, col K finale, era una di quelle da parata. Quelle da parata, quindi auto storiche proprio. E per esempio, ecco, prima facevo il riferimento al passo delle capannelle. Chi aveva la fortuna di guidare questa macchina, che anche oggi è comunque super confortevole e ha una cappotta di quelle importanti, ha affrontato la neve senza chiuderla minimamente, quindi con questa super, super vettura straconfortevole, pur essendo degli anni 30, chi era abbastanza pazzo da voler fare la guerra al mondo, insomma, viaggiava con tutti i comfort anche nel 1930 e 40. Quella è una vettura straconfortevole anche adesso, per quanto faticosa da guidare, e chi era al volante ha affrontato la neve
serenamente con i suoi occhialoni ed è arrivato ovviamente in condizioni pessime a Rieti, ma l'ha fatto col sorriso sul viso. Queste supercar non sono competitive? No, ma in realtà, questa è solo una sfilata. La Mille Miglia, anche la parte storica, oggi è impostata come una gara di regolarità. Quindi gli equipaggi, ed è anche una gara, infatti è riservata, di solito le prime posizioni in classifica sono riservate a specialisti di chiara fama, anzi ci sono scuole di specialisti, quella sudamericana che si confronta spesso e volentieri con quella europea, italiana in particolare. Così come va in Formula 1, no? Dove i piloti europei si confrontano con quelli sudamericani, certo, solitamente. Certo, perché comunque la regolarità... Difficilmente ci sono piloti asiatici o americani del nord che adesso riescono. Sono in tanti quelli che hanno voglia di imparare come si fa la regolarità, ma la regolarità è veramente, veramente complessa, perché comunque si tratta di affrontare queste cellule, questi pressostodi, quindi questi rilevatori che sono sul percorso al centesimo o al secondo, come si dice, al secondo spaccato, al centesimo spaccato, il che ripetuto per tante prove in 4 giorni crea insomma una serie di difficoltà non di poco conto. Che cosa si vince? Nulla, si vince dire poco più. Ho vinto la Mille Miglia? Sì, e non è poco, perché comunque nel mondo non solo dei collezionisti, ma comunque degli appassionati, una vettura che ha partecipato alla Mille Miglia, che magari l'ha anche vinta, anche se è rievocativa, ha qualcosa in più. Anche lo scorso anno la vettura vincitrice mi risulta essere stata poi battuta all'asta, credo negli Stati Uniti, a prezzi rilevanti. Comunque, che vettura era? Una Jaguar? Un Alfa Romeo degli anni 30, se non ricordo male, ed è una vettura che ha fatto la Mille Miglia e quindi ha una TU in più. Ma lì le capacità sono più della macchina o del pilota per vincere la Mille Miglia? Perché sappiamo che oggi, per esempio, in Formula 1 conta molto la macchina rispetto al pilota, che è anche importante, però insomma è la macchina che la fa da padrona. In questo tipo di gare? In questo tipo di gare io credo che valgano addirittura 3 fattori per chi la vive anche in modo agonistico vero, ovvero l'equipaggio, i 2 componenti e la vettura. Perché una vettura comunque che ha 80 anni di storia, se non è tenuta in condizioni perfette e quindi se non regge lo sforzo, perché comunque sempre di sforzo si tratta, di fare 1600 km in 36 ore, poco più di 36 ore di fatto, diciamo in 72 ore perché ci sono le tappe intermedie, perché ci sono dei momenti di pausa, ma di fatto è un grosso stress per la parte meccanica. Deve fare 1500 km in 3 giorni. Deve fare comunque ad un passo che non è, perché anche se le medie sono calcolate sul codice della strada inferiore a 50 km orari, in alcune circostanze tenere una media di 50 km orari, faccio sempre l'esempio del passo delle Capannelle, avere una media di 50 all'ora più passo delle Capannelle non è cosa facile. No, significa che ci sono dei tratti dove devi andare necessariamente anche a 90-100, perché esatto, altrimenti non compensi per quando invece affronti tornanti e vai a 20 km all'ora. E lo devi fare comunque con vetture che hanno diversi decenni di storia alle spalle, ripeto, sicuramente tenute al meglio, al massimo del livello, ma se conservate in maniera che sia la più corretta sotto il profilo storico, gli impianti frenanti sono quelli che sono, ripeto, sicuramente revisionati, sicuramente si tratta di vetture molto efficienti, ma non sono vetture moderne, sono scomode, hanno questi volanti grandi, grossi e difficili da girare, quindi... Non è un po' come se uno pretendesse di fare con il triplano del Barone Rosso il volo Roma-New York, sì, per esempio? Sì, certamente, non è un paragone fuori luogo, perché comunque l'impegno, quindi per questo dico, l'impegno ce l'ha chi guida, l'impegno ce l'ha il mezzo meccanico, lo supporto del mezzo meccanico, ma l'impegno c'è anche chi è a fianco, perché chi è a fianco spesso è quello che poi deve dare il ritmo, il tempo e le indicazioni stradali. È come il rally, pilota, sì, e navigatore. Di fatto sì, non legge la strada come lo faceva, perché c'è un aneddoto bello, le note che poi sono usate oggi soprattutto nei rally nascono di fatto dall'esperienza della Mille Miglia, perché Stirling Moss aveva a suo fianco un gentleman che poi era un giornalista, al quale aveva dettato il percorso nelle ricognizioni, che era stato segnato su un
di fatto un rotolo di carta che somigliava più a un rotolo di carta igienica. Quindi svolgendolo durante il percorso, perché Moss quell'anno vinse ad una velocità che è rimasta record nella storia e inarrivabile nella storia della Mille Miglia, superiore a 150 km/h. Tutto il percorso è stato compiuto a una media, credo, 157 all'ora, ma potrei sbagliare. 157 all'ora, siamo quasi a media di Formula 1. Una media folle su strade di quel tipo, ma forse ancora più folle era la media di pochi anni prima, di 10-12 anni prima, di Tazio Nuvolari, che aveva superato i 130 km/h, ma stiamo parlando di media di 130 km all'ora sulle strade degli anni 30. Qui con l'esempio di Mosso siamo quindi già negli anni 50. Strade non asfaltate. Strade per la prevalenza comunque polverose, erano quelli che erano, con molti tratti veramente, veramente bianchi, quindi velocità assolutamente inimmaginabili, oggi irraggiungibili, perché una strada oggi sarebbe impensabile poter compiere un percorso non autostradale con quelle medie. Con le buche che ci sono oggi per le strade, sarebbe un suicidio. Sarebbe assolutamente impensabile. E quindi il navigatore... Ma voi li avete avvertiti che le condizioni del manto stradale di Teramo non è sicuramente il migliore? Purtroppo il problema non è solo Teramano, perché in realtà anche girando un po' in giro per l'Italia non è che le situazioni siano davvero migliori, le situazioni sono difficili, poi le invernate pesanti si fanno sentire, vedere. E chi sceglie il percorso per l'organizzatore ha il suo bel da fare, perché ogni anno devono fare deviazioni anche nell'ultimo momento improvvise, si ritrovano a combattere con le frane, e insomma deviare anche all'ultimo momento un serpentone che impegna tre ore e mezza, quattro ore di passaggio, il che significa che immaginassimo che una prima vettura si muove adesso e arriva a Bologna e qui sta arrivando l'ultima, insomma significa avere su strada una quantità di veicoli enorme. Pensare di poter gestire all'ultimo momento una deviazione di percorso piuttosto che una soluzione d'emergenza rende il tutto piuttosto complicato. Lei pensi che io ho sempre creduto che il percorso della Mille Miglia fosse sempre lo stesso? Non pensavo riuscisse a cambiare. La Mille Miglia rievocativa ha voglia di cambiare pelle, forse è anche giusto che sia così, perché se l'obiettivo è quello di creare aggregazione, di farci veicolare un messaggio, di dare la possibilità a quanta più gente possibile di vedere cose che si farebbe fatica a vedere comunque nei musei, e diciamola tutta, i musei delle automobili, per quanto grazie al cielo i numeri siano importanti in quanto a visitatori, non è certamente un museo d'arte tradizionalmente inteso, quindi il grande pubblico, la grande massa non si reca in un museo dell'automobile. Questo ecco, la Mille Miglia in qualche modo colma questa lacuna, magari lancia anche un messaggio di interessamento, quindi è giusto, io credo, che si cerchi di cambiare il più possibile, di interessare, non dico zone d'Italia mai toccate, rimanere sempre in un certo contesto. Teramo ha la fortuna dall'anno scorso, vedremo per il futuro che cosa accadrà. Non nascondo che ci piacerebbe coinvolgere anche altre realtà abruzzesi, perché comunque il percorso tradizionale a Mille Miglia ha sempre toccato per esempio Chieti, quindi sarebbe magari ecco, un sogno nel cassetto poter portare proprio un fine tappa, quindi una fine giornata nel territorio abruzzese, il che significa far vivere. Chieti, a Pescara c'era la Coppa Cerbo che si correva, a Teramo c'era il circuito del Castello, esatto. Quindi queste erano, cioè, il mondo dell'automobile, dell'automobilismo soprattutto, la nostra regione è un mondo che ha un suo perché, una sua assolutamente realtà. Assolutamente sì. E allora abbiamo spiegato che cos'è la Mille Miglia, chi ci partecipa, cosa si vince, chi c'è, chi non c'è, per poterla seguire invece gli abruzzesi, i teramani, perché io sono sicuro che verranno anche da molte parti d'Abruzzo, dove si devono sistemare, che orario devono rispettare e soprattutto cosa possono fare e cosa non devono fare. Ma allora, Mille Miglia è una festa, ma è una festa impegnativa per chi vi partecipa e per chi lo organizza. In questo caso non parliamo di organizzatori locali, evidentemente, ma di quelli bresciani che ne hanno la responsabilità. Il che significa che è una macchina che deve in qualche modo funzionare e ha dei ritmi piuttosto serrati. Questo lo dico perché, a proposito del non fare, in quanto festa massima partecipazione auspicabile, clima che sia il più festoso possibile,
Però è anche vero che, molti di questi personaggi, anzi molta gente, come l'anno scorso è accaduto per il cantante degli AC/DC, che poverino è stato assediato ovunque, a un certo punto ha dovuto minacciare di lasciare la manifestazione perché aveva... Uno ce lo mette in conto, se partecipa alla mille miglia, ma lui, il poverino, ed è un personaggio di quel tipo. È vero, però lui lo diceva in un'altra accezione, diceva: io non voglio creare problemi all'organizzatore, se dove arrivo io significa che si deve paralizzare tutto per mezz'ora, ci vuole la polizia per far sgombrare il pubblico e quindi in qualche modo rallento la manifestazione, meglio che io mi ritiri piuttosto che vi creo problemi. Un approccio anche serio. Quindi festa per tutti, ecco, ovviamente l'idea è quella di cercare di far svolgere tutto nel miglior modo possibile senza creare magari assembramenti pericolosi. Situazioni difficili, rischiose, grazie al cielo non ve ne sono mai state e non ve ne saranno, e quest'anno Teramo offrirà più di una possibilità per vedere, direi, penso bene, spero benissimo le vetture e chi vi partecipa, perché oltre al passaggio, mi sorrido dicendo tradizionale, visto che siamo la seconda esperienza in centro, in Piazza Martiri e attraverso quindi Corso San Giorgio e Corso dei Michetti, abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere anche una zona esterna rispetto al centro storico, che è quella della stazione, perché le vetture tramite via Po raggiungeranno tramite via Pannella, rientreranno dalla stazione verso l'area di Porta Madonna, dove verrà allestito uno snack. Abbiamo questo impegno con l'organizzazione bresciana di poter distribuire qualcosa agli equipaggi. Questo significa che dovranno entrare nell'area del tribunale, avranno a disposizione tutta la zona dell'area di Porta Madonna, alcuni non si fermeranno, molti avranno invece la possibilità di fermarsi, e questo potrebbe essere un'occasione in più per il pubblico per stare vicino a vetture e a chi le conduce. Da lì rientreranno gli equipaggi in centro storico, quindi attraverso il corso dei Michetti, quindi di fatto verrà attraversato in parte a scendere, in parte a salire, all'altezza della sede dell'Automobile Club, quindi della chiesa di Sant'Antonio, gireranno in via Savini, risaliranno verso l'anfiteatro, di nuovo in zona Duomo, però ecco la novità di quest'anno. Saranno deviati poi su via Veneto e quindi percorreranno corso Porta Romana, oggi controsenso, per poter poi reinserirsi nell'80 nell'uscita e andare verso Montorio Romano. E il tutto in quanto tempo? Perché ovviamente voi conoscete bene o male la tabella di marcia, è come un po' il Giro d'Italia, no? Con una media di 50 km all'ora si passa a quest'ora. Allora, l'arrivo delle vetture delle supercar Ferrari e Mercedes è stimato intorno alle 14:30. Significa questo che nel giro di un paio d'ore al massimo inizierà il corteo delle storiche, che impegneranno non meno delle 3 ore successive. Quindi stiamo parlando di un arco di tempo piuttosto importante, dalle 14:30 direi almeno fino alle 19, fino alle 20:30. Città blindata, nel senso che strade chiuse? Solo quelle del centro storico, quindi normalmente già chiuse al traffico. Infatti una delle cautele che stiamo cercando... Se passa però per la stazione... Quei tratti cercheremo di agevolare il più possibile il passaggio delle vetture storiche, però di non chiudere grandi parti della città al traffico. Questo significherà un grosso sforzo della Polizia Municipale in primo luogo e di tutte le altre organizzazioni. C'è anche un corteo della Polizia Stradale che parte e viaggia con la Mille Miglia da Brescia, quindi i mezzi di servizio sono veramente tanti, e avremo la possibilità quindi di poter presidiare bene tutti i vari bivi, le varie intersezioni, proprio per evitare qualunque difficoltà, o perlomeno per limitarla al massimo grado possibile alla città di Teramo. Il passaggio dell'ultima auto nell'ultimo punto di Teramo a che ora è previsto? Potremmo ragionare intorno alle 20:30. Quindi diciamo almeno dalle 14 alle 20:30, sì, 6 ore e mezza, dura tutta la manifestazione. Sì, non meno, però poi non ci fermiamo perché, ecco, questa è un'altra delle novità 2015, si è voluto creare così un ponte per la notte, per il divertimento, per cercare anche lì dei momenti di aggregazione, e avremo un programma abbastanza articolato che si concluderà poi con musica in piazza, ma prima è precedente
preceduto da una sfilata di altre auto, perché cioè, avremo un concorso di eleganza per vetture storiche, ma soprattutto sarà l'occasione per... Queste saranno nostrane. Sì, saranno nostrane, ma sarà l'occasione poi per un concorso di bellezza, per sfilate di moda e per un intrattenimento musicale ulteriore. Quindi, e avremo anche un ideale gemellaggio con gli alpini, che sono ospiti, saranno ospiti all'Aquila. Ci sarà il raduno degli perché, alpini. Che ci omaggeranno anche di un loro coro subito dopo la conclusione della sfilata di moda, quindi di questo concorso di eleganza. Quindi tutto terminerà alle 3 del mattino? Auspicabilmente sì. Cioè, il Teramo adesso è un periodo di festa, no? C'è stata la festa del Teramo Calcio. Sì, possiamo, visto che i colori non sono neanche tanto lontani, perché comunque il rosso domina la Mille Miglia, il colore rosso è quello tradizionale della Mille Miglia, perché manca il bianco, ma ce lo mettiamo con il gemellaggio. Così, la sfilata di bellezza è che eleggete una miss qualcosa. Sì, sarà eletta anche una miss, quindi insomma anche questo potrebbe essere, speriamo, è un'occasione in più per incuriosire e per aggregare. Miss Mille Miglia. In realtà è Miss Grand Prix, però Miss Grand Prix. È Miss Grand Prix per ragioni ovviamente di etichetta, ma anche di brand e di rispetto, perché chiaramente, ripeto, Mille Miglia è un marchio intorno al quale bisogna insomma, ragionare in maniera un pochino più attenta. E lei che fa? Si fa tutta la Mille no, Miglia? Quest'anno sarò teramano, non escludo di dover andare in giro con i miei amici anche a sistemare qualche cosa all'ultimo minuto, un po' di transenne a sistemare ce l'avremo e probabilmente, insomma, tolta la giacca e la cravatta ci toccherà anche fare dell'altro, ma questo fa parte del gioco, nello spirito dell'organizzazione di un evento del genere. In bocca al lupo perché ne ha bisogno e soprattutto buon lavoro. Grazie. Perché di quello ce ne sarà tanto, al di là della sua professione. Non c'è dubbio. Della sua professione, della vita di tutti i giorni. Questo è un di più che si aggiunge, ma si aggiunge volentieri. Grazie ad Angelo Raffaele Pedillo, presidente della Scuderia Urania di Teramo. Allora, tutti venerdì a seguire la Mille Miglia a Teramo, la corsa più bella del mondo. Grazie per averci scelto, buonanotte.